Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento di Sprint to You in pieno clima olimpico. Per chi ci vede, praticamente le Olimpiadi sono iniziate oggi, nel senso che oggi è di fatto il primo agosto. Chiaramente, essendo in registrata, non sappiamo cosa è successo nelle prime due importantissime gare di questa mattina della marcia, però abbiamo un ospite. Ho pensato, lo anticipo subito, ho pensato che in queste puntate che vedrete nel corso delle Olimpiadi avrò solo ospiti giovanissimi, cioè quindi praticamente ottimi talenti di atletica italiana in prospettiva futura e quindi benvenuto a un talento della velocità, benvenuto a Edoardo Longobardi. Scusa Edoardo, ho fatto Edoardo, ti dico subito che essendo io del nord, insomma, adesso vivo a Monza, però di base sono di Milano. Per me il tuo nome è più Edoardo, quindi qualche volta magari mi Beh. confondo. No, In Edoardo è realtà ti chiamo spagnolo. Edoardo è Sono spagnolo. Edoardo è spagnolo. spagnolo. Tu sei di Napoli, però di fatto dall'accento si capirà subito. Vivi a Roma da tantissimo tempo. Comunque, Edoardo Longobardi, 18 anni, che è giovanissimo talento della velocità italiana. Che vabbè, già da un paio d'anni alla luce della ribalta, però insomma, definitivamente domenica scorsa, nel corso dei campionati italiani juniores, insomma, hai messo un bel là sul movimento con questo ottimo 20,53 sui 200 metri, che insomma, hai praticamente polverizzato di 45 centesimi il tuo personale precedente di 20,98 che risaliva dal 2022. Però io vorrei partire dai 100 metri, dove sei arrivato secondo, un po' quasi a sorpresa, perché di fatto eri il favorito, comunque facendo il tuo personale, diciamo, Sì, un centesimo un alla centesimo del tuo volta personale. avanti. Però insomma, forse questo, diciamo, partivi da favorito in quanto il vincitore Mattia Silvestrelli, anche lui al personale 10,44, insomma, è stata un po' la sorpresa, no, dei 100 metri. Tu ti aspettavi di vincere anche i 100 e questa sconfitta in qualche modo ti ha dato la carica? Questa, diciamo, è la prima domanda. Ma io a 100, guarda, non ci stavo pensando proprio. Infatti, Ah. con un sacco di relax e rilassamento. Sapevo che l'unico che mi stava testa a testa era Mattia. Infatti, è stato davvero bravo. Devo dire che io in finale, più che altro, ero stanco. Stanco dall'inizio, che sono andato già da mezzogiorno. Io sono che stanca facilmente e già dalla batteria e la semifinale, che sono un po' che poi scivolato da blocco in semifinale. L'allenatore mio dice che mi è stata presa una botta di adrenalina, col quale ho dovuto recuperare, e quindi poi il sistema nervoso stava down, e quindi non sono riuscito poi a stare al top per la finale. Ok, senti, adesso che stai parlando, le prime parole eri proprio romano al 100%, invece si sente totalmente che sei napoletano. Naturalmente. Sì. Ok. Senti, oltretutto credo che tu. Partiamo un attimino, dai, dalle tue origini, effettivamente, perché mi piace poi sempre raccontare le storie. Poi raccontiamo. A parte che la stanchezza ti è passata, perché poi sui 200 invece, che 200, sì. sono, diciamo, sono andati molto bene. Forse quel giorno di recupero tra il venerdì e la domenica ti è servito molto. Sì. Infatti, senti, dai, però parliamo del. Tu sei nato a Napoli e fino a quando hai vissuto a Napoli? Sei nato a Napoli Non lo nel so, chissà, 19. Ah, non lo però sai. fino a 2 anni di età forse, non lo Ah, so ok. sinceramente, perché dei miei, Ah, non ok. Quindi in realtà pochi, cioè, sì, la no, tua forse infanzia neanche un anno. l'hai E passata. poi ci siamo trasferiti subito a Pomezia, dove ho fatto allora fino a 6 anni, quando mi sono trasferito a Ostia, ho iniziato a fare elementari là. Certo. Ok, quindi di fatto cioè, hai sempre vissuto a Roma, quindi diciamo un po' l'accento ti deriva probabilmente dal sentire parlare i tuoi Sì, genitori, vabbè. che infatti. Però il napoletano lo conosco, eh. Se lo sento Ok. riesco a capirlo. Se lo sento Ok, riesco a capirlo. ok. Ok, Ma però parlando non insomma tanto adesso. bene, però se lo sento riesco a capirlo. Vabbè, dai, comunque insomma, con tutto il rispetto e l'amore per Napoli e i napoletani, ti senti più romano, dai, diciamo la verità.
No, per niente, per niente. Ah, ok. Cioè, il mio cuore sta là. Il mio Ah, cuore sta sta là. Napoli. Ah, ok. Quindi, insomma, facendo una brevissima digressione per chi tifi a livello calcistico. Napoli, ovviamente. Ah, Anche se non ok. seguo molto il calcio, però Napoli. Ovvio. Ottimo, Certo. se la partita. Senti, come, quindi insomma tu sei di Ostia, che, insomma, che praticamente vuol dire essere di Roma, cioè, anzi Roma, perché Ostia in realtà non è un comune, è soltanto una frazione. Come hai iniziato? Hai iniziato subito con l'atletica oppure con altri sport? No, ho iniziato con il judo, Ah, con giù. sempre nella guerra di finanza giovanile, a Via delle Fiamme Ok. Gialle. Certo. Fiamme Gialle Simoni. Sì. Poi diciamo che l'ho abbandonato, ho andato fino alla cintura verde arancione. Ok. Poi mi dice, vuoi fare andare all'atletica? Io ho detto, vabbè, dai, proviamo. E quindi mi ha portato a Castelpoziano, sempre nelle Fiamme Gialle, perché... E allora ho iniziato a fare atletica. Ok. Hai iniziato subito con la velocità o hai provato un po' di cose? No, ho iniziato subito con la... Cioè, in realtà all'inizio... Tra giovani ti fanno fare dei test e poi quando sei ragazzo cadetto ti fanno fare di tutto, non è Certo. specializzata. Quindi io facevo comunque gare di javelot, cioè javelot vortex, salti in lungo, facevo di tutto. Ho fatto anche una campestre, una sola, che sono morto metà gara da ragazzino, però poi ho fatto anche una campestre, ho fatto. Ok. Senti, quando sei approdato alla corte del mio amico Claudio Licciardello? Mi sa Ah, da subito. ragazzo, sì, perché lui allenava la velocità ai ragazzini e Certo. quindi sì, facevo le corse, le staffette. Ok. Quindi. Quindi insomma ti allenavi Prima ero con con Claudio. Menicocci, prima ero con Luca Menicocci e poi sono andato con Claudio, che lui era... ragazzi. Senti, vabbè, abbiamo citato Claudio, insomma, ti alleni in un gruppo, insomma, non indifferente, come si suol dire, nel senso che i tuoi compagni di allenamenti sono, vabbè, insomma, chiaramente Citruali, innanzitutto, poi c'è Yupunay Beikun, vabbè, c'è Riccardo Meli, vabbè, che è più chiaramente specializzato sui 400, questo giusto per citare, insomma, quindi un bel gruppo molto, molto stimolante. Senti, tu hai solo 18 anni, ne farai 19 tra Ottobre. ottobre, e sei venuto, insomma, sei, diciamo, hai cominciato a ottenere i tuoi primi grandi, ottimi risultati nel 2022 con hai partecipato, se non sbaglio, ai mondiali Under 20 Sì, addirittura a mondiali Cagliari. europei e italiani ho Sì, fatto esatto, insomma, diciamo a quell'anno. livello internazionale nel 2022, mondiali sui 100 metri, però sui 100 metri, under 20, vabbè, sei uscito in batteria, però insomma, di fatto avevi 16 anni, quindi insomma, è comunque stata una grande esperienza. Invece, sei arrivato secondo nella finale dei 200 metri ai campionati under 18 di Gerusalemme, giusto? Sì, secondo. Sì, ok. Di fatto tu ti senti più un 100 metrista o un 200 metrista? Al di là degli ultimi ottimi risultati, cioè, diciamo, hai avuto questa esplosione, insomma, 45 centesimi di miglioramento sui 200 metri, chiaramente un abisso, ma fino a pochi giorni fa ti sentivi più un 100 metrista o un 200 metrista? Fino a pochi giorni fa, io non ho mai fatto questa differenza fra 100 e Ok. 200, sincero, non ci penso quasi mai. Sì, sono anche più forte sui due, ma i 100 sono sempre la gara regina dell'atletica. Certo. Quindi diciamo ti piacciono più i 100 metri, cioè, mettiamola Sì. così, assolutamente. Senti, l'Espoo dell'altro giorno, quindi torniamo all'altro giorno, torniamo a domenica scorsa. Questo 20:53, che è certamente un risultato importante che modifica completamente la tua dimensione.
Te lo aspettavi? È una domanda classica che però si fa sempre in questi casi. Aspettavo? Sì. Più che altro sapevo che dovevo farlo. Ah. Sapevo che dovevo farlo perché sapevo che fare un tempo del genere e devo fare un tempo del genere per essere per poter competere a livello internazionale. Certo. Tutto qua. Quindi io non sono uno che si tiene i tempi in testa, devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo. Però sapevo che dovevo fare 20 e 5 se devo andare a fare gare internazionali e voglio vincere. Chiaro. Voglio essere almeno competitivo. Sapevo che almeno ci vuole quel livello per fare certe cose. Certo, anche perché ricordiamo 20-53 a livello under 20 è, mi sembra, il quinto, sesto tempo al mondo e secondo in Europa, certamente. Quindi veramente è un risultato straordinario. Oltretutto si diceva, anzi adesso lo chiedo a te, si diceva, qualcuno ha detto che la nuova pista di Rieti sia meno performante rispetto a un tempo, o quantomeno, essendo così nuova, abbia bisogno di qualche tempo per essere performante, perché è un po' morbida. Però, insomma, mi sembra che i risultati che sono venuti fuori dai campionati italiani juniores abbiano detto il contrario. Tu come l'hai trovata? Ma io l'ho trovata bene la pista di Rieti. Devo Infatti. dire che fosse un po' differente dalla prima volta che l'ho provata, che è stata proprio all'apertura della pista, quando hanno appena cambiato. Ok. E poi Rieti è sempre stata una pista veloce. Sempre Certo. stata una delle piste mie in Italia. Probabilmente, passami la digressione, i primi caldi l'hanno già subito indurita, probabilmente prima del tempo. Come hai detto tu, la prima volta che adesso non so quando l'hai provata, forse inizio di stagione, forse era un po' più molle. Adesso probabilmente giorno dopo giorno si sta un Sono po' indurita. indurendo. E quindi insomma, certamente i risultati sono stati eccezionali. Rimane il fatto che tra 10,46 e 20,53 non c'è una grandissima proporzione, insomma, nel senso che è un altro mondo, insomma, sicuramente. Senti, adesso chiaramente l'obiettivo sono i mondiali under 20 di fine agosto a Lima. Farai soltanto i 200, adesso scusami, non conosco bene le logiche, i minimi e quant'altro. Farai soltanto i 100, scusa, i 200 o anche i 100? Penso che mi fanno fare, questa è la decisione nazionale, però penso che mi Certo. fanno fare 200 metri e la E la staffetta. staffetta. Insomma, 200 metri che vai ad affrontare, quindi insomma, a questo punto con uno spirito diverso, sicuramente. Sì, con occhi diversi. Con uno Tanto spirito bisogna diverso, disporsi bene. certo, con uno spirito diverso e anche con delle responsabilità diverse a questo punto, giusto? Sì. Questa cosa ti preoccupa, ti pesa, tu sai gestire al meglio le tensioni? Beh, insomma, comunque hai un'esperienza di un secondo posto agli europei under 18 che comunque dimostra che, insomma, le tensioni le sai gestire. Oddio, un po' di tensione più che altro. So che ci sta gente di molto più alto livello, so che la differenza di tempi è minima. Quindi so che penso si farà una batteria semifinale e finale sui 200 Certo. metri, e quindi già mi sto facendo un'idea di che tempi dovrei fare in batteria semifinale, e come dovrei recuperare, come dovrei. Sono idee in testa, perché poi non so chi avessi proprio a fianco. Chiaro. Tu sai già, beh, sicuramente sì, cioè ci sono già gli orari. Come sono gli orari? Cioè sono divisi su 3 giorni, Non l'ho ancora spero. visti, sinceramente. Perché? Dovevi vederli. Non sapevo fossero già usciti. Beh, penso sicuramente di sì, insomma. Anche perché chiaramente, se per caso, credo di no, perché insomma, a livello grandi manifestazioni mondiali non dovrebbe essere così. Però spero chiaramente che non ci siano le semifinali nello stesso giorno della finale, ma credo di no. E comunque, insomma, tre turni sono tanti, effettivamente. Insomma, Più o meno, sì, 21 sono tanti. Infatti 200 ne ho fatti 2, 300 ne ho fatti 3,
Chiaro. Quindi è una cosa più stressante più che altro è l'aspettare tra una gara e l'altra. Ah, chiaro. Cioè sono le energie nervose che si sprecano nell'attesa. No, più che Senti. altro è che tu devi riscaldare. Arrivi in call room, aspetti in call room, vai sulla pista, corri, arrivi alla fine, però poi sai che lo devi fare un'altra volta. Tutto Chiaro. quanto. Certo. Senti, volevo parlare un attimino invece del tuo 2023, che è stato purtroppo, insomma, hai Vabbè, avuto possono qualche anche problema? dagli italiani 2023, Sì. No, comunque non è però stato. hai gareggiato molto poco, diciamo. Sì, ho fatto due gare, Beh, no, tre gare. infatti, Tre hai gare ho fatto tre fatto, gare, tre infatti. gare. Che tipo di infortunio hai avuto? Ma micro infortuni così, più Ah, che altro che mi facevano stare fermo perché sennò facevo ancora più danni, quindi non potevo correre, potevo semplicemente correre. Micro infortuni che secondo me sono stati dati da modo scorretto di correre, più che altro. Certo. Forse un piede messo in avanti sbagliato, un modo di correre che stressa troppo un muscolo, un bicipite, qualcosa. Perché in parole è successo che mi sono strappato una cosetta, prima al bicipite destro, poi sinistro, poi un'altra volta destro. Cioè, cambia ogni volta. Chiaro. Beh, È un po' chiaro, però pratica la situazione. Perché poi tu chiaro. sai stare bene, però non puoi correre. Ovvio, ovvio. In effetti, cioè, per un velocista, poi chiaramente quando non si riesce ad allenarsi si soffre, no? Cioè, nel senso, ogni giorno in cui non vai in pista è una sofferenza. Hai sempre No, voglia non è che non andavo di. in pista, ma più che altro che non potevo fare Non le puoi corse, non correre, potevo correre in velocità. certo. Chiaro. Io per andare in pista intendo poter fare quello che uno normalmente fa, no? E quindi non poter fare quello che fanno gli altri ti fa soffrire. Magari delle volte affretti un po' i recuperi, poi magari corri un po' in difesa sulla gamba dove ti sei fatto male e ti fai male sull'altra, no? Che un po' mi sembra la logica di quello che hai detto prima. E questo chiaramente poi crea qualche piccola, passami il termine, frustrazione mentale, nel senso che ti sembra che il tempo passi e ti sembra di non poter fare quello che ti senti dentro di poter Sì, fare. Però lasci stare. Mi sono fatto male il giorno prima di partire per gli europei. Il infatti, giorno prima di chiarissimo. partire mi sono fatto male. Certo. Non ci credevo neanche io. Vabbè, dai, comunque, insomma, bisogna avere i nervi saldi anche in queste situazioni. Comunque, insomma, sei talmente giovane che hai veramente, veramente una carriera infinita davanti. Senti, come vivi? Cioè, segui, adesso ripeto, al di là che siamo in registrata, le Olimpiadi sono iniziate, per chi ci vede questa mattina, però insomma, le grandi gare in pista inizieranno da domani, il 3 agosto ci saranno i 100 metri e quant'altro. Come vivi? Ti piace seguirle? Le seguirai oppure sei totalmente concentrato sulla tua attività? No, le Olimpiadi qualche volta quando capita, così visto che la Rai le trasmette sempre in live, le guardo. Poi certamente 100-200 metri guarderò, anche Chiaro. 400. E poi tutto il Però insomma, resto delle gare le guardo come mi capita, quello non lo conosco io delle Olimpiadi. chiaro, Come sei molto concentrato sui mondiali, dai, diciamoci la verità, cioè veramente sono sempre per vicini, sì, sono molto contento, soprattutto perché posso entrare in finale del mondo con chiaro. questo tempo. Certo. Quindi insomma, mi hai già risposto alla domanda che ti avrei fatto. Il tuo obiettivo primario, insomma, per i mondiali sarà la finale, innanzitutto. E poi, insomma, una volta arrivati in finale, sognare non costa niente, giusto? Sì, non costa niente, soprattutto perché poi molte persone che sono forti sui due. Sono forti anche sui 100, e quindi invece di andare a F2 fanno i 100, e quindi c'è più probabilità di vincere sui due. Sì, più Chiaro. Chiaro. probabilità poi, dipende chi ci sta.
Senti, invece, chiaramente, insomma, la staffetta ormai è una tradizione pazzesca della scuola italiana, quindi insomma, sui 100, cioè scusa, sulla staffetta 4%, chiaramente magari si può sognare anche più in grande, giusto? Sì, sulla staffetta 400 a Cali 2 anni fa eravamo arrivati quarti. Infatti, tu c'eri? Sì, c'ero. Io ero il primo staffettista alla finale. Ah, Ero ok, cavolo. iniziale. Quindi tu Perché... sei un primo frazionista o è stato un caso poi correre No, anche... alla nazionale sono sempre stato primo frazionista. Ah, ok. Nazionale. Quest'anno non lo so se si cambierà o metteranno Mattia, perché comunque Mattia ha dimostrato di essere davvero bravo in accelerazione, davvero bravo. Comunque con lui io ci ho fatto in società una staffetta quando è stato Milano record nazionale, lui è il primo staffettista. Quindi sostituendo a me, mettendo a me in ultima e lui primo staffettista, non so poi come si farà, perché secondo me io sul lanciato ci sarei molto meglio. Beh, certo, assolutamente. Poi bisogna vedere se Diciamo... mettono un Nappi, anche lui bravissimo, che ha fatto record Chiaro. nazionale sui 200 metri allievi. Mi Certo. sarebbe piaciuto farlo a me 2 anni fa, a Gerusalemme, però è successo quel che è successo è stato bravo lui a farlo. Scusa, cosa è successo? Perché adesso no, mi sono È perso... successo che avevo fatto la semifinale che era 21.04 Sì. ed è stata tipo la cosa più facile del mondo quella semifinale. Certo. E allora io ho provato a fare più forte nella finale, diciamo, Beh, come è giusto che però sia. ho fatto il grande errore, quello che il mio allenatore poi mi manda sempre, dice sempre, quello che ho fatto troppo forte sui due, e quindi in fondo muoio sempre, non ci arrivo mai, finisco in lattacido col fiatone. Okay. Difatti, in finale hai fatto in realtà un tempo peggiore che nella semifinale. Mi Sì, sembra 21-1. 21-10, 21-1. 21-10, infatti. 21-1. E, vabbè, però insomma, diciamo che partire molto forte sui 200 può essere un errore, però insomma è una dimostrazione di grande carattere e coraggio, perché non è così banale. Te lo dice uno che Ma in insomma... questi anni ho dovuto imparare a regolarmi sulla partenza. Perché Certo. è difficile lo psicologico. Non andare al massimo, come al massimo, quando hai una persona davanti a te. Quindi stai sulla curva dei 200, c'è la persona davanti a te e devi tenere in testa il fatto che non devi andare al 100%, ma al 98, 97, 95. Certo. No, questo è verissimo, però non è scontato, perché se anche uno davanti, se non hai coraggio e carattere, no, non hai la voglia di andarla a prendere. Cioè, te lo dico per esperienza modestissima di aver fatto tante volte anche i 200 da atleta master. Quindi ti garantisco che bisogna avere coraggio, cioè, per andare a prendere uno davanti. Quindi insomma, il fatto... E ci sono anche tanti grandi atleti che non lo fanno, perché comunque hanno paura di scoppiare alla fine, quindi insomma il fatto che tu poi scoppi alla fine, vabbè, poi insomma imparerai, però ripeto, è una dimostrazione di carattere, per cui complimenti per questo. Poi Grazie. chiaramente devi saperli, poi correndo, poi 200 bisogna correrne tanti, dai, insomma, il 100 metri è molto più facile, il 200 no, non è così scoppio. Oddio, 100 metri c'è comunque la tensione della partenza. No, certo, però insomma, devi 100 andare metri tu sai che basta. devi fare tutti quanti forte, tutto dall'inizio alla fine forte devi fare. Invece 200 già è una possibilità di recuperare sul lanciato. Insomma, mica tanto, Edoardo, Vabbè, perché se dipende. parti, Riguarda Noah se... Lyles, riguarda gli altri grandi Sì. atleti. Beh, C'è chi vabbè, ce la fa. mi hai citato il fenomeno, no? Però voglio Vabbè. dire, se parti piano, poi non è così semplice recuperare. Quindi,
bisogna trovare il giusto equilibrio, come in tutte le cose. Comunque, insomma, tornando alla staffetta mondiale, insomma, sicuramente ci sarà Diego Nappi, che insomma, credo abbia 16 anni, insomma, comunque è un allievo. Sì. Quindi, insomma, avete una staffetta veramente molto forte. Poi adesso non so chi possa essere il quarto, chiedo scusa, però insomma, già tra te, Nappi e Silvestrelli, insomma, credo che darete filo da torcere a tutti e sicuramente lì un podio è assolutamente alla vostra portata, giusto? Un podio? Bisogna vedere come il resto del mondo, però si spera. Certo. Senti, in proiezione, facciamo un passo alla volta o hai già qualche sogno per l'anno prossimo? No, per l'anno prossimo non so niente, non ho pensato ancora a niente. L'anno prossimo sto tutto concentrato sul mondiale. Ok, va bene, quindi insomma non pensiamo ancora ai mondiali assoluti del 2025 a Tokyo, perché insomma è giusto fare un passo alla volta, insomma, sarebbe prematuro. Va bene, Edoardo, io ti ringrazio tantissimo. Grazie mille. Mi sembra che hai assolutamente le idee chiare. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per i mondiali. Quando è che Grazie partite? tante. Quando è che partite? Quando è che partire? 19. 19. E torniamo il 3. Ok, vabbè, dai, una grandissima esperienza. È la prima volta che vai oltreoceano Oh, è la oppure? seconda. 2 anni fa sono andato a Cali. Ah, scusa, è vero. Mi dimenticavo. Ok, senti, grazie mille, ci sentiamo presto. Magari dopo i mondiali facciamo Vabbè. un racconto di questa ennesima esperienza, magari con qualcosa di importante da raccontare. Grazie ancora, a presto. Un abbraccio. Grazie mille. Ciao. Ciao. Perfetto, anche per questa sera è tutto. Ci vediamo alla prossima con un altro giovanissimo talento dell'atletica italiana, che sarà Elisa Valensin, ve lo anticipo subito. E grazie ancora e come al solito, buona atletica a tutti.